eventi in udienza a campo da baseball rinviata al 2 ottobre. Google, il Grand Tour d'Italia è arrivato a Siena. Cade Travetto, pericolo in Diaceto. Robur presentati Mignani e Vergassola. Tutto questo e molto altro ancora all'interno del nostro TG. Buonasera dalla redazione di Radio Siena TV. Nuovo appuntamento con l'informazione locale. L'udienza preliminare sull'inchiesta della Procura relativa al finanziamento e alla realizzazione di un campo di baseball a Castellina Scalo, che vede coinvolto il sindaco di Siena Bruno Valentini, è stata rinviata al 2 ottobre per difetto di notifica. Il sindaco di Siena non si è presentato, insieme a lui sono stati rinviati a giudizio a vario titolo in concorso altre 7 persone, dipendenti ed ex dipendenti, amministratori comunali e provinciali, oltre ai tecnici incaricati dei lavori. Secondo l'accusa sarebbe stata presentata una falsa documentazione per ottenere un finanziamento regionale in conto capitale per la realizzazione del campo da baseball a discapito della messa in sicurezza degli impianti sportivi preesistenti. E cambiamo argomento. Google porta a Siena il Grand Tour d'Italia, un viaggio tra alcuni dei tesori culturali, dei capolavori e delle tradizioni del nostro paese. Sentiamo le interviste. Google qui perché noi abbiamo avuto l'onore di essere scelti per entrare a far parte di questo Grand Tour virtuale che loro hanno riproposto attraverso queste nuove tecnologie per proiettare alcune destinazioni, appunto Venezia, Siena, Pienza, Roma e Palermo, in un Grand Tour virtuale, quindi mettere a conoscenza del mondo una parte di cultura e di identità di questi luoghi che loro hanno individuato. Quindi per noi già essere stati scelti è stato un motivo di prestigio e di orgoglio. L'altra cosa, ci hanno presentato questa progettualità al Comune, al Consorzio del Palio, che abbiamo valutato positivamente anche per la maniera delicata con la quale è stato affrontato tutto il discorso di lavoro, anche per quanto riguarda il Palio, che sappiamo sempre, noi ne siamo molto gelosi, e quindi raccontarlo doveva essere fatto in modo opportuno e loro l'hanno fatto entrando in città in punta di piedi. Quindi abbiamo condiviso il progetto fin dall'inizio, li abbiamo ospitati e seguiti per quanto ci è stato richiesto e oggi siamo a presentarlo e quindi ci proietta verso davvero il mondo e quindi ne siamo davvero felici. L'abbiamo proprio detto, l'ha detto Google nell'introduzione, cioè tutto quello che è sviluppo turistico e passa da un processo di comunicazione alla fine si traduce in economia, il turismo è economia, la differenza sta nel farlo in un modo piuttosto che in un altro, quindi quello che hanno cercato di far loro e che comunque abbiamo cercato di far noi dando delle indicazioni è di non snaturare il nostro territorio, non snaturare nella maniera più assoluta la nostra festa, ma partire da quella che è l'identità che è più a cuore dei senesi per proiettarla verso il mondo, quindi la nostra esperienza a disposizione del mondo. Il tutto si traduce in economia, l'economia turistica, perché ogni persona che deciderà di affrontare il viaggio realmente, non solamente più su web o su virtual tour, ma arriverà a Siena, in Toscana, in Italia, spenderà, perché spenderà in pernottamenti, in pasti, in servizi, in cultura e musei, quindi questa è economia. Cade Travetto, pericolo in Diaceto, il servizio. A distanza di pochi giorni dalla caduta del grosso pezzo di infisso in Piazza del Campo durante le batterie della tratta, che avrebbe potuto provocare una tragedia nel caso avesse colpito una persona, nuovo pericolo nel primo pomeriggio all'inizio di via Diaceto. A rischiare di cadere sui passanti e sui clienti di un esercizio pubblico è stato un travetto del tetto del Teatro dei Rozzi. Pare che a provocare il parziale distacco sia stata un'infiltrazione d'acqua che ha macerato il legno del travetto stesso. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno transennato la via, chiudendola inizialmente in maniera totale. Dopo l'intervento dei tecnici del comune è stato deciso di transennare la zona per 1,5 metri di distanza dal muro e vietare il transito solo ai veicoli. Trattandosi di una via particolarmente transitata dai turisti, sarà necessaria la messa in sicurezza del ripristino in tempi molto brevi. I bambini terremotati del Centro Italia ospiti per 2 giorni a Siena grazie ad un'iniziativa della pubblica assistenza senese. Il presidente Valerio Cucini. C'è bisogno di tutto quando succede un cataclisma come quello che ha sconvolto il Centro Italia, ma una delle cose più importanti è quella di far sentire alle persone, alla gente, soprattutto ai bambini, che c'è tanto affetto attorno a loro e che la situazione può ritornare normale grazie anche alle relazioni umane. In questo senso, con questo scopo, il
gruppo cinofilo della pubblica assistenza e noi abbiamo organizzato da qualche tempo e che ha al suo interno cani specializzati nella ricerca delle persone, ma anche cani addestrati per la compagnia, la comfort dog, come si dice, sono andati a partire dal 21 di febbraio nelle zone terremotate, a Borbone e apposta, e hanno svolto un programma di rapporto e di relazione con i bambini delle elementari e poi anche con la locale cassa di riposo, dove hanno utilizzato gli animali addestrati per fare relazione, fare amicizia, creare diversivi, dare gioia, felicità. Ci sono delle fotografie, poi manderemo anche all'emittente, che sono spettacolari. In questo programma è previsto che questo gruppo di bambini venga a Siena, arriverà sabato mattina, andiamo a prenderli, arriveranno alla fine della mattinata a Siena, saranno nel pomeriggio ospiti degli scoiattoli della Menzana, quindi i bambini giocheranno con i bambini, accompagnati dai genitori, e poi faranno cena alla pubblica. Il giorno dopo saranno ospiti del Bruco, che farà per loro in onore una sbandierata, andranno a vedere il Museo dell'Aquila per capire questa realtà delle contrade, e poi gireranno in città, faranno i turisti, alleggeriranno la tensione, si allontaneranno dal terremoto, zio Terry, come lo chiamano i bambini delle elementari, cercando di dimenticare, di rifarsi una vita, di ricostruire un futuro, che è quello che poi serve di più. Il Circolo Siena Civitas ha illustrato ulteriori punti programmatici in vista delle comunali 2018, dopo i 20 progetti concreti sulla cultura per rivitalizzare la città e creare nuove occupazioni, anche le 16 proposte sulla sicurezza. È stata questa la volta dell'assetto urbano, della trasparenza e 3 proposte sul turismo e sui finanziamenti europei. Sentiamo. Parliamo di viabilità perché è un aspetto di cui questa città, il territorio comunale perlomeno, è piuttosto carente, almeno in molti settori. E a tutti penso sia ben chiaro purtroppo qual è il livello di congestione del traffico per chi accede a Siena dalla parte est, ovvero dalla Siena Arezzo, tanto per capirsi, dalla Siena Bettolle, e al tempo stesso per chi accede dalla zona nord. No? Tutti abbiamo chiari quali sono le file chilometriche di auto in ingresso a Siena Nord e quali sono le file, specialmente la mattina, in orario di ingresso al lavoro dalla Siena Bettolle. Per ovviare a questo problema c'è un'unica soluzione, purtroppo è una soluzione piuttosto dispendiosa, ma che la città richiede da decenni. Al tempo fu impostata l'anello di tangenziale che è stato realizzato in parte ma non è mai stato compiuto. Quindi la proposta che facciamo è quella di realizzazione della tangenziale est, che praticamente deve partire dallo svincolo di Ruffolo e terminare all'ingresso Siena Nord della 4 corsie Siena Firenze, una strada a 2 corsie, in gran parte sviluppata su viadotti e su gallerie, quindi che ha il minimo impatto ambientale e tesa a scavalcare tutti quelli che sono gli attraversamenti delle piccole viabilità che deve attraversare, che può consentire, anzi consente senz'altro, di avere un'uscita proprio sullo svincolo dell'ospedale, in modo che le ambulanze che devono arrivare da Siena Est possano accedere direttamente al pronto soccorso dell'ospedale, e al tempo stesso consente al traffico di inserirsi in città sia in zona Scacciapensiere sia in zona Samignato e poi di arrivare allo sbocco sia a nord, quindi diciamo decongestionando tutto quello che è la viabilità di Viale Toselli, che attualmente è una cosa impossibile nell'ora di punta. Crisi delle banche, spesa pubblica e tassazione al centro di un convegno della Lega Nord di Siena. A prendere parte dell'iniziativa anche il segretario nazionale Emanuele Vescovi e i consiglieri regionali Claudio Borghi e Marco Casucci. Sentiamo. Si tratta di un convegno che si terrà l'11 di luglio alle ore 21 presso la saletta dei mutilati in via Maccari numero 3 a Siena. I relatori saranno il segretario nazionale per la Lega Nord Manuel Vescovi, i 2 consiglieri regionali Claudio Borghi e Marco Casucci e il sindaco di Cascina, la splendida Susanna Ceccardi. L'argomento saranno le tasse, la moneta, le banche e la spesa pubblica.
Sì, questo evento insieme con la nostra attività, posso dire settimanale, di piazza tra volantinaggi, gazebo, vicinanze, cittadini, con tutti i nostri articoli comunicati sulla stampa, dimostra come il nostro movimento sia veramente oggi in grado di dettare i tempi della politica anche a Siena. L'abbiamo visto alle ultime amministrative, abbiamo conquistato 2 consiglieri comunali per la prima volta nel comune di Montalcino e siamo pronti a fare altrettanto anche a Siena. E lo diciamo, abbiamo autonomia operativa e consenso che ci possono permettere di essere veramente liberi e di dettare i tempi della politica ovunque, anche in questa straordinaria città. Nozze londinesi per la cantante senese Gianna Nannini, che si sposerà a Londra, città dove ha scelto di vivere dopo la nascita della figlia Penelope, si unirà civilmente con la sua compagna Carla. Ho scelto di vivere a Londra, afferma, per far crescere mia figlia Penelope senza preconcetti. Ho pensato di darle garanzie e rispetto. Quando è nata 7 anni fa, afferma la cantante senese, da noi non c'erano nemmeno le unioni civili, figuriamoci la stepchild adoption. Però lo sport, presentati Michele Mignani e Simone Vergassola, che comporranno il nuovo staff tecnico della Robur Siena, presentata e inaugurata ufficialmente anche la nuova sede in via Banchi di Sopra. Sentiamo le interviste. La situazione c'è, cioè, normale, non è una piazza come le altre per me, e quindi sono felicissimo e spero che sia l'inizio di un percorso importante insieme, spero di non disattendere le aspettative. L'unica cosa che, come ho detto in conferenza e come che voglio ribadire, l'unica promessa che mi sento di fare è quella di lavorare, se c'è necessità, 24 ore al giorno per cercare di modellare la squadra secondo quelle che sono le mie idee e per cercare di fare il meglio possibile. Questa è l'unica promessa che mi sento di fare. Ho avuto la sensazione che la società sia una società seria, che ha fatto dei sacrifici, che ha voglia, che non è qui per passare giornate, che ha voglia di provare a fare le cose per bene, con tutte le difficoltà che ha incontrato, provando a risolverle. E io... Non potevo non accettare quando loro mi hanno proposto di venire ad allenare il Siena. Il fatto che comunque ho conosciuto meglio la società, sicuramente, nella persona innanzitutto di Anna e Federico e Davide, poi ho avuto l'opportunità di parlare anche e di conoscere anche Giovanni, che lo conoscevo meno. E poi il fatto che comunque Michele mi abbia data questa opportunità, e quindi il fatto di conoscere bene Michele, di averci giocato insieme, condiviso tante gioie, tanti bei momenti e momenti anche un po' più difficili, queste due cose hanno fatto sì che accettassi di tornare sotto un'altra veste qua a Siena. Ma non sono mai tornato allo stadio perché mi faceva un po' strano, soprattutto all'inizio mi faceva un po' strano tornare allo stadio e ho fatto un po' fatica, lo vedevo da fuori quando le volte che parcheggiavo e poi per le partite non l'ho mai viste, in 2 anni non ho mai visto una partita dal vivo. Quindi è difficile anche dare un giudizio quando non si è dentro una situazione, è complicato dare un giudizio e non credo che stia a me dare un giudizio. Dispiaciuto il fatto che magari che ci sia stato un po' più di allontanamento magari, però quando non arrivano i risultati è normale che ci sia un po' una sorta di arrabbiatura, di delusione, ma da parte un po' di tutti, credo. Quindi bisognerà essere, io posso dirti che noi dovremmo essere bravi a lavorare, a mettere tutto noi stessi dentro il lavoro, creare un buon gruppo di lavoro, dare un'identità alla squadra e poi io sono sicuro che ritroveremo anche i tifosi ancora vogliosi e vicini, perché la dimostrazione è stata dopo il fallimento, quando siamo ripartiti in Serie D, io tanta gente allo stadio, in trasferta, non mi era mai capitata, quindi i tifosi insomma sono un supporto fondamentale per la squadra e lo,
lo saranno sicuramente, ci aiuteranno e tutti tireremo dalla solita parte, insomma, ecco, ne sono più che sicuro. Ma già dall'anno scorso, nel senso, ci stavamo facendo delle idee per trovare la figura più adatta per proseguire il nostro progetto. E c'eravamo fatti dei nomi, avevamo fatto dei nomi, e però volevamo stringere il campo e andare a parlare face to face solo con due o tre profili, ed è quello che abbiamo fatto. E tra questi profili abbiamo trovato quello di Mignani, che poteva essere una scelta giusta, una scelta importante per come vede lui il calcio, per il tipo di persona che è. E quindi dopo aver fatto i colloqui, secondo me abbiamo avuto la sensazione di trovare la persona giusta e di aver fatto la scelta giusta per ciò che dobbiamo fare. E quindi, ripeto, siamo molto contenti. Poi siamo molto contenti che Michele, come vice allenatore, che è un po' il profilo quello più libero, nel senso quello che deve essere più legato al primo allenatore, ci abbia indicato Simone, perché con Simone già da un pochino che ci conoscevamo, che avevamo cercato di collaborare, e quindi siamo molto contenti di avere anche lui al lavoro con noi e siamo convinti che faremo un buon lavoro. E ora a Menzana si accende il mercato bianco-verde nel mirino della società di Viale Sclavo. Ci sono due giocatori importanti in attesa di conoscere il futuro di Lorenzo Saccaggi, che nei giorni scorsi sembrava molto vicino al ritorno bianco-verde. La società ha nel mirino Andrea Casella, esterno di 27 anni, ultima stagione a Mantova, e Federico Lestini, alla forte classe 1983, con una grande esperienza in Serie A2 e Serie B. Oremma Villa Sesena, che conclude il roster con l'ingresso del 26enne Alessandro Graziani. La compagine bianco-blu ha in passato conosciuto questo giocatore, affrontato come avversario proprio nelle gare contro la Oremma Villa Sesena, quando il team del presidente Gianmarco Bisogno militava in Serie B1. Graziani si mise in mossa, dimostrando e disputando dei match di grande intensità. Ed era questa la nostra ultima notizia. Un saluto dalla redazione di Radio Sena TV.